In via della Pinetta, dallo scorso 21 giugno, è stata resa fruibile la pista ciclabile, diciamo della Discordia, realizzata ancora prima del vostro insediamento, Sindaco Truzzu. Adesso lì i ciclisti possono passare. Ci sono però le solite questioni, ovvero commercianti che si lamentano di non essere realizzata, c'è comunque un calo degli affari, è un problema legato al traffico. I parcheggi però ci sono. Ah, quello che noi abbiamo fatto da subito, e l'abbiamo anche spiegato ai commercianti, è stato di intervenire sul progetto che era stato aggiudicato dalla precedente amministrazione per limitare la perdita dei parcheggi. Infatti, rispetto al progetto originario abbiamo salvato oltre 70 posti auto. Abbiamo fatto ciò che era possibile fare per garantire un giusto equilibrio tra chi desidera le piste ciclabili e chi ovviamente ha necessità di un parcheggio. Siamo intervenuti rispetto alla proposta precedente, modificando quello che era possibile modificare. Ricordo che teoricamente tutti i parcheggi che ci sono davanti a Piazzetta Magia sino a Via Zuritta dovevano saltare. In più ne abbiamo trovato anche altri lungo il percorso, cercando di razionalizzare gli spazi. C'è anche la questione traffico su Via della Pinetta, nelle ore di punta continua a essere davvero situazioni di caos perché è stato comunque un naturale restringimento della carreggiata. Ci sono difficoltà sul traffico, ma mi chiedo quale sia la città che non ha difficoltà sul traffico. Ovviamente, cercheremo lì, come in altri luoghi, di intervenire. È anche vero che ci sono alcune strade che oggi hanno come dire, intensità di traffico maggiore dovuta al fatto che in altre ci sono lavori e quindi magari gli automobilisti le evitano. Quindi c'è anche questo aspetto sempre da tenere presente, ma i lavori è meglio farli perché migliorano la città.